Salve a tutti, ricettori, e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi voglio parlarvi non di un romanzo, non di un saggio, né tantomeno di qualche racconto, bensì di una serie manga. Ebbene sì, questa recensione diciamo che dà il via anche ai video con i manga, ecco. Forse anche qualche paragone tra manga e anime. Ma comunque, bando alle ciance, oggi parlerò della serie di Tokyo Ghoul. Questo è il primo volume. E questo è il secondo volume, pubblicato in Italia dalla J-Pop. E Tokyo Ghoul è una serie di 14 volumi pubblicati tra il 2011 e il 2014 in Giappone, di genere horror, azione e drammatico anche. Come ho detto prima, parla di Ghoul, grazie al cavolo direte voi, di Ghoul a Tokyo. Ma per la precisione è di un ragazzo, Ken Kaneki, di 18 anni, che frequenta l'università di Kami, e per uno sfortunato incontro diventa un mezzo ghoul. Non vi so spiegare come, perché sennò farei qualche spoiler. Comunque diventa un mezzo ghoul e dopo essere diventato così dovrà imparare a vivere a contatto con i ghoul, ma anche a contatto con gli umani, visto che comunque lui è ancora mezzo umano. Oltre a ciò, dovrà rafforzarsi per sconfiggere i suoi nemici di entrambe le razze, di entrambi gli esseri, e anche proteggere i suoi amici, soprattutto un suo migliore amico che è un umano. Io a questo serie manga di Tokyo Ghoul ho deciso di dare come voto 10 su 10, perché credo che sia una serie favolosa, con nessun buco di trama. Per me è una opera perfetta. E tra i tanti punti positivi, praticamente tutti quanti, ce n'è uno in particolare che adoro, ovvero i disegni di questo autore, Sui Ishida, o Ishida Sui, dipende da come volete leggerlo. I suoi disegni sono molto ben curati, anche se a volte semplici, ecco. Insomma, vi faccio vedere giusto qualche illustrazione iniziale delle prime pagine. Per esempio qui ci viene presentato Ken Kaneki, come vedete non è niente di che, però è molto ben curato, infatti ci sono un sacco di dettagli nella loro semplicità. Poi ci sono altre pagine, diciamo più che altro i combattimenti, che spesso diventano di tutto il bordo nero, e per dare più enfasi all'azione, per dare più un aspetto horror, ecco, più tragico. E quindi ho trovato questa scelta di disegno, questo stile di disegno, e credo che sia veramente meraviglioso. E in più, andando avanti con i volumi, il disegno continua sempre più a migliorarsi fino ad arrivare alla perfezione assoluta. Un punto neutro, quindi né positivo né negativo, riguarda, come ho detto prima, come ho accennato prima, i combattimenti, che sono spesso comprensibili, però alcune volte c'è un po' di confusione, non si capisce bene chi attacca chi o cos'è che colpisce una persona, insomma. Quindi bisogna stare molto attenti e concentrati per seguire bene tutto il filo del combattimento, tutta l'azione e capire bene lo svolgimento, insomma. Però nel complesso i combattimenti sono fatti bene. Due punti che si possono collegare sono l'ottima caratterizzazione dei personaggi, perché infatti ne abbiamo tantissimi, ma ognuno ha un suo carattere particolare. Kaneki è il tipo un po' come me, a cui piace leggere, impazzisce per i romanzi, molto tranquillo, timido, impacciato e queste cose qua. Poi c'è il suo migliore amico, che è un tipo molto solare, molto scherzoso, anche un po' troppo estroverso certe volte, ma fa sempre ridere. Poi ci sono altri personaggi più tenebrosi, più antipatici, ma che poi cambiano nel corso della storia, ma non ve li sto a dire per non fare spoiler. Un punto che si può collegare a questo riguarda gli aspetti psicologici di Kaneki, cioè come reagisce al suo corpo diventato Meta Ghoul, quali sono i suoi pensieri, se impazzirà per la fame, perché i Ghoul possono mangiare solo carne umana, se impazzirà dalla fame, oppure se cercherà di mantenere il controllo e ragionare, se si comporterà male con tutti, se cercherà di nascondersi. Insomma, tutte queste cose qui le scoprirete leggendo il manga, ma attraverso i pensieri di Kaneki. Ho adorato anche i colpi di scena che ci sono sempre, spesso a fine volume, ma anche a metà del numero del manga. E questi colpi di scena sono anche molto importanti per la trama, soprattutto verso una fase avanzata della storia. In più, un'altra cosa che c'entra sempre con la fase avanzata della storia
vengono descritti i vari tipi di ghoul e le loro armi, diciamo così, che si chiamano Kagune. Vi dico solo che ce ne sono quattro, non vi sto a dire i nomi perché vorrei che li scopriste voi, e diciamo dove si trovano sul corpo e le loro funzioni, e i vantaggi e i svantaggi, ma comunque sono veramente delle descrizioni stupende e originali. Un ultimo punto a favore, e poi chiudo il video, riguarda il finale, che è un finale bellissimo, proprio come se fosse un videogioco, possiamo dire così, ma con un finale aperto. Bene, questa recensione è finita, spero che vi sia piaciuta. Vi rimostro i primi due volumi. Questo è il protagonista, che è Kaneki, e questa qui è un'altra, diciamo, protagonista, ma più che altro personaggio principale, Toka Kirishima. E questi sono il retro, con anche il riassunto della trama. E niente, l'interno ve lo mostro perché vorrei lasciare la sorpresa a voi. 5,90 € ogni volume, sono 14, quindi verranno sui 80-90 € circa, tutto il cofanetto, anche se ancora non è uscito, però per dare un'idea. Comunque, spero che la recensione vi sia piaciuta, questa prima recensione di libri manga. Fatemi sapere se vi può interessare sentire altre recensioni di altri manga, o magari un paragone tra la versione cartacea e l'anime. Scrivete nei commenti, quindi, e grazie per la visione. Noi ci vediamo nel prossimo video, da Giuseppe è tutto, e anche da Leggendo si cresce. Ciao!